Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare e non temete nulla. Un messaggio che abbiamo voluto affidare a questo meraviglioso muro, illustrandolo con i colori del progetto Nichelin Urban Lab, qui nel quartiere popolare Crocevia di Cultura, dove viveva il nostro Paolo. Ieri, oggi e domani, passato, presente e futuro che incrociano i loro sguardi sul murales della nostra memoria. Un modo per ringraziare Paolo, ma soprattutto per lanciare un messaggio di speranza e di rinascita alle nuove generazioni a cui lui aveva rivolto gran parte del suo impegno e a cui noi diciamo: non abbiate timore per il futuro e proteggetelo come se fosse la libertà, il nostro bene più prezioso. Coltivare la memoria è oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenza a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. Allora, questa è l'ultima opera del Nichelin Urban Lab. Qua siamo con i ragazzi giovani del progetto a rappresentare il passato, il presente e il futuro con il contributo di questa immagine che rappresenta un partigiano storico qua a Nichelino, una donna che rappresenta il presente, la maternità anche, e sogna di avere un futuro, diciamo, migliore, ma che guarda anche al passato, insomma. Noi ringraziamo moltissimo la città di Nichelino. Ringraziamo moltissimo ovviamente la nostra associazione, l'Archmotiv, ma ringraziamo moltissimo tutte le persone prima di noi che si sono sacrificate e sono morte per far sì che noi oggi potessimo essere qualcosa, fare qualcosa della nostra vita. Quindi grazie a tutti, grazie a chi ci guarda, grazie a chi non ci guarda.